Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. La pagina degli Atti degli Apostoli, questa pagina famosa che racconta, che raccoglie l'esperienza di Paolo ad Atene, in mezzo ai pagani, una mia esperienza ormai da tanti anni, ma ormai non è soltanto la nuova Atene, cioè il mondo pagano, il Giappone, la Cina, oggi è anche qui. In Europa, anche qui a casa nostra, e non soltanto, ma probabilmente molte volte nella nostra vita, lo vedo per me, è vero per me, ci troviamo a rispondere così di fronte all'annuncio della parola. Dice, ma su questo ti sentiremo un'altra volta. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti. Questa è la verità tutta intera di cui parla il Signore e che lo Spirito Santo ci illuminerà, alla quale lo Spirito Santo ci guiderà. Perché il punto è tutto qui. Gli Atti degli Apostoli sono meravigliosi perché sono il racconto che è parola di Dio, cioè l'opera di Dio, la parola che si fa carne, dell'evangelizzazione, dell'annuncio del Vangelo che è la vita di Cristo qui, in questa generazione. Cristo è vivo nell'evangelizzazione, Cristo è vivo nell'annuncio del Vangelo, dal quale nasce la Chiesa, per mezzo del quale la gente e le persone si convertono, conoscono il vero Dio, quello nel quale tutti ci muoviamo, del quale siamo tutti stirpe. Ma noi abbiamo un'altra idea di Dio. Costantemente, come dice la Sapienza di Israele, in un Midrash, un racconto catechetico dei maestri di Israele, dicono che in ogni generazione, e noi potremmo aggiungere in ogni giorno, in ogni momento della nostra vita, rinasce il Faraone. Siamo liberati, certamente. Tutti abbiamo fatto la Pasqua con il Signore, anche quest'anno siamo nel tempo pasquale. Abbiamo avuto un'esperienza, 200, di liberazione, ma ogni giorno si innalza di nuovo il Faraone, obbligandoci a costruire a se stesso cattedrali, piramidi. E che significa? Che noi riduciamo Dio, come diceva Paolo, a delle figure create dall'uomo, anche dal suo ingegno, dalla sua arte meravigliosa. Mentre si proclamava questa lettura, prima stavo pensando, dico, certo, è vero, se io vado alla Cappella Sistina, se io sento Mozart, se io vedo qualcosa di bello, no? Una chiesa bella, l'arte, certo che è un riflesso della bellezza divina, ma se non vedo l'opera dell'uomo, l'opera bella dell'uomo come un riflesso dell'opera di Dio, come una manifestazione dell'opera di Dio, ma come un'opera appunto umana, divento un idolatra. E quando sono idolatra, di fronte all'annuncio della risurrezione della carne, dai morti, da me esce soltanto: su questo ti sentirò un'altra volta. Se tu hai un problema serio, nella famiglia, con tuo marito, con tua moglie, diciamo tutti i giorni, no? Con i tuoi figli,
al lavoro? Che cosa ascolti di più? Che cosa io ascolto di più? L'annuncio di Paolo che dice che Gesù Cristo è risorto dalla morte e che lui ha potere nella tua vita non di cambiare le cose, ma di farti stare dentro quella sofferenza da vittorioso, di non scappare e di aspettare, come hanno aspettato, abbiamo ascoltato Paolo e Sila, buoni, tranquilli nella prigione, che arrivasse l'intervento di Dio e compisse un'opera che poi ha convertito le persone, il carceriere e la sua famiglia, oppure tu sei ammirato, io sono ammirato dall'estro dell'uomo, cioè dalla capacità che ha l'uomo di gestire la propria vita, di fare, di mettere a posto le cose. E questo, forse molte volte tutti noi rispondiamo così, guarda, adesso sì, è vero che Gesù Cristo è risorto, io sono contento, gli faccio i complimenti, guarda, bravissimo è stato, ma qui con mio marito c'è un'altra cosa da fare, eh? Con mio figlio non mi venire a dire queste cose, per favore. E magari stiamo a messa tutti i giorni e facciamo 15 rosari, eh? E io ho il colletto da prete e sono... Veramente tu e io crediamo in questa stoltezza, in questo assurdo, che Cristo è risorto dalla morte, quindi la morte che ho davanti, la sofferenza nella quale sono, il problema che sono chiamato ad affrontare non è l'ultima parola, e che posso distendermi lì, stendere le braccia e aspettare che venga il Padre, non come un angelista, che non significa non parlare, non dire le cose, non sto dicendo questo, ma noi sappiamo molto bene che ci sono momenti, e sono i più, nella nostra vita, nel quale le nostre possibilità si esauriscono, non puoi parlare, tua figlia non ti ascoltano, tuo marito, tua moglie non ti ascoltano, come tu non ascolti, come io non ascolto tante volte, quando sono preda di un inganno, di un'idolatria, di un progetto, di uno schema, ma non c'è nessuno che ascolto. E tu che fai? E io che faccio? Di fronte a questo, di fronte all'ineluttabile, perché l'arte umana, lo sforzo umano, come tutte le cose più belle, San Pietro, la Cappella Sistina, basta che arrivano 12 secondi di terremoto e vanno giù. Poi li ritireranno fuori e faranno una cosa bellissima come Pompei, ma durante 2000 anni quello stava sottoterra. Tutte le nostre opere sono destinate alla frustrazione, perché l'unica opera incorruttibile, veramente bella, è la risurrezione di Cristo. Per questo il crocifisso, Cristo crocifisso, è il più bello di tutti, proprio mentre è inguardabile, proprio mentre contrasta all'idea di bellezza che tutti abbiamo, l'idea greca, no? Questi, i bronzi di Riace. Metti un crocifisso vero, non questi artistici dove è bellissimo, no, uno veramente nudo, sfigurato, quello della passione di Mel Gibson, no? Del film che non vogliamo neanche vedere, una cosa orribile. Quella è la bellezza agli occhi di Dio, perché è l'amore che arriva fino al posto più orribile della tua, della mia vita, della vita di chi ti è accanto, della vita di tuo marito che ti ha tradito, che ti ha lasciato. In quello schifo arriva l'amore di Dio. Per questo è bello. Ma io e te abbiamo questo sguardo su quello che non ci piace nella nostra vita? Oppure diciamo, dopo, adesso io lo metto a posto, lo pulisco, metto a posto le cose. Bene, per questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Dice, certe cose non le potete capire, non potete portare il peso. Se io ti dico che tuo marito che se n'è andato è stato un peccato terribile, che ti ha distrutto la vita, ma dentro il mio amore fa parte di un disegno buono mio, perché ho il potere di fare che la cosa più terribile della vita di una persona, anche essere violentati, diventi qualcosa di bene per te. Se non hai lo Spirito Santo, se io non ho lo Spirito Santo dentro che mi guida e mi dice è vero, guarda, questo ti porta alla pace,
Questo ti porta alla serenità. Guarda, dietro a quella, a quell'evento, dietro a quella morte di tuo figlio, dietro a quella situazione terribile, c'è la vita eterna. Dentro a quello c'è entrato Cristo e ha aperto una porta e ha redento la tua vita. Se non c'è lo Spirito Santo che mi guida dentro e dice è vero, tu mi tiri le pietre, no, non qui, ma nel cuore, esattamente come hanno fatto con Pietro, con Paolo all'Areopago. Tu sei un pazzo, vai adesso in televisione, vai vai porta a porta o dove sia a dire cose del genere, vedrai come ti prendono a pietre, ma tu anche, io anche nel mio cuore. E poi che io ho preso a pietre Paolo, la mia vita come diventa? Ah, come l'Areopago. Andiamo oggi a Atene, il Partenone, bellissimo, facciamo una foto, ma è morto. E invece l'ultima persona della terra, sconosciuta a tutti, che ha sofferto per il marito o per la moglie, la morte di un figlio, che ha conosciuto Cristo e che ha accolto questa parola e che vive la risurrezione di Cristo qui, una donna di un paese che nessuno conosce, è viva per l'eternità. E non c'è paragone con il Partenone, con tutta la cultura greca, tutti i filosofi. È così. Se io e te oggi accogliamo questa parola e lasciamo che lo Spirito Santo prenda tutto quello che è del Padre, cioè la vita eterna, cioè l'amore oltre la morte, l'amore che va ad amare la persona più orribile, più puzzolente, la persona più insopportabile, che mi ha fatto del male, quell'amore arriva a me come la verità e io perdono quel marito che mi ha fatto del male, che non significa che lui vuole tornare con me, no, no, se ne andrà ancora con 15 lumene di 20 anni e continuerà a essere violento, ma io nel cuore, se ho questo spirito che lo fa perdonare, entro nella pace, sto nel cielo e quella è la cosa più bella che c'è. Quello non è l'idolo di Dio, ma è Dio fatto carne, Cristo crocifisso e risorto. Che il Signore ce lo dia oggi, attraverso il suo corpo e il suo sangue ci uniamo a Cristo. La stessa Epiclesi che dice scenda lo Spirito Santo, manda il tuo spirito, perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di Cristo. Questo stesso spirito scende su di te, per cui tu non sei più tu, ma è Cristo. Questa è la verità tutta intera. Io sono la via, la verità e la vita. Io, dice Cristo, non una verità così. Io, cioè la mia morte e la mia risurrezione, è l'unica verità, l'unica chiave per entrare ogni giorno, l'unica chiave per essere liberati dal faraone, dalla menzogna che ogni giorno è appostata per toglierci la pace. Allora potremmo dire, no, 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 parlami della risurrezione. Ho bisogno, guarda, ho esaurito tutte le cartucce per la mia vita. Parlami e che io possa appoggiare, cioè credere che è vero, che Cristo è risorto e che io oggi con Lui posso risorgere, anche se intorno a me c'è solo distruzione e sofferenza. Lo credi? Se tu oggi ti appoggi, entri nel cielo e tocchi la verità tutta intera, entri nella comunione con il Padre e sei in cielo, e chi ti vede nei tuoi occhi vedrà la luce della Pasqua, la verità. Se c'hai l'artrosi, sì, sei sola, sì, i tuoi nipoti, i tuoi figli non ti vengono a vedere, sì, è così. Ma mentre nel mondo, come stai? Non ne parliamo. Ti fa lì tutta l'anamnesi di tutte le malattie, tutte le sofferenze. Tu incontri una persona che quando dici come stai? Benissimo, guarda, Dio mi ama, io sono vivo. Ma c'è un cancro terminale? Quello è, devo andare in cielo, nella strada che quando andiamo su per andare nella vetta, ci stanno le curve, va bene, il sentiero è duro, ma c'è qualcuno che lo dice? Ecco, noi siamo chiamati a dire questo al mondo, con la nostra vita, che il Signore ce lo conceda e ci dia di essere uniti a Cristo e con Lui vittoriosi sulla morte, per vivere nella verità, che è l'amore sino alla fine, l'amore più forte di ogni peccato e della morte. Allora coraggio, fratelli, siamo tutti debolissimi,
tutti siamo idolatri della giustizia umana, tutti ci vorremmo fare giustizia con le nostre mani, vorremmo costruire, creare, riparare la nostra vita, la vita degli altri. Siamo in questa debolezza totale, che è la debolezza di chi ha creduto alla menzogna del demonio. Questa attitudine del cuore è quella di chi ha tagliato con Dio, di chi non si appoggia in Dio, di chi non è abbandonato in Dio, ma proprio nel nostro areopago, in questo territorio pagano, in questo tempio che abbiamo costruito al pensiero mondano, agli schemi mondani, all'idolatria, dove noi viviamo, forse le nostre case, i nostri uffici, qui in questo areopago oggi risuonano le parole di San Paolo, accogliamole. Convertiamoci, lui ci chiede di convertirci al Dio vero, al Dio unico che ha dato la vita per te, che ti ama, che ha inviato il suo figlio per tirarti fuori da questa morte, da questa prigione che è l'areopago, che è l'idolatria, che è la lontananza dal Dio vero per servire un Dio falso che ci distrugge la vita. Convertiamoci, non possiamo farlo senza la Chiesa, senza un cammino serio di conversione dove lo Spirito Santo ci guida. Questa è la parola chiave, guidare. Sempre c'è un cammino di fede, l'ha fatto anche Paolo e per questo San Paolo ha potuto parlare così. Un cammino, una iniziazione cristiana, qualcuno che ci accompagni, lo Spirito Santo, attraverso i sacramenti, attraverso la predicazione, attraverso la comunità cristiana, la Chiesa. La dispensatrice dello Spirito Santo che riceve ogni giorno, che riceve dal cielo, che la colma come ha colmato il seno della Vergine Maria, così colma te che sei nascosto, protetto, custodito, amato, guidato, condotto dallo Spirito Santo nel grembo della Chiesa, dove impariamo a portare il peso dell'assurdo che per la carne rappresenta la croce, ma per lo spirito è vita e vita eterna, porta sulla vita del cielo. Vivere crocifissi con Cristo, questa è la verità, questo è quello che compie lo Spirito Santo nella Chiesa. Un cristiano, un figlio di Dio abbandonato al Padre, per cui quelli che ti vedranno diranno come il centurione, vedendoti morire, vedendoti dare la vita per gli altri, vedendoti accogliere dentro di te il peccato dell'altro per distruggerlo nell'amore di Cristo, tutti quelli che vedranno te, vedranno la Chiesa, diranno veramente questo è il Figlio di Dio.